Pronto? Buongiorno, sono Maria Rosaria Bianchi, chiamo da Roma. Senta, io Buongiorno. mi occupo da tanto tempo come psichiatra del drammatico intreccio fra psichiatria e diritto, intreccio che nasce addirittura ai tempi degli antichi romani. E così seguivo, leggevo, ascoltavo radio, televisione, vari titoli per i drammatici fatti di Brindisi e mi veniva in mente, come al solito, che c'è questa grandissima difficoltà ad accettare che non ci sia un movente razionale in alcuni gesti e che Infatti. il grande matto esiste. E allora mi veniva in mente un caso degli anni 40, che è quello della Leonarda Cianciulli, la saponificatrice, ma faceva anche i biscotti con i resti delle sue vittime, e anche lì il giudice non credeva che avesse fatto tutto da sola e le mise a disposizione una salma di un vagabondo e lei dimostrò in pochissimi minuti che invece aveva fatto tutto da sola. Allora mi sono venuti in mente anche altre due cose, il caso di Brevnik e anche una trasmissione di alcuni anni fa alla radio, dove c'era alla RAI, dove c'è lo psichiatra Fagioli che dice che c'è una, innanzitutto appunto che la malattia mentale gravissima esiste, come nel caso di Oslo, e poi anche che c'è una tragedia ancora più grande della malattia mentale, che è la negazione della malattia mentale. Forse bisognerebbe chiedersi se il movente non è il movente non razionale di un mafioso che agisce per questione di soldi e di potere, ma è il movente di un malato di mente che ce l'ha con il mondo. Mostro! Mostro! Chi io? Ma siete pazzi? Sfrutto la sua competenza per farle qualche domanda, ma perché molti dicono è impossibile che un uomo da solo riesca a costruire un ordigno esplosivo così complicato, una bomba, quindi. Lo so, è lo stesso caso della Cianciulli, sa, per carità, poi tocca all'autorità giudiziaria di vedere se magari ci sono delle complicità che sfruttano la grande malattia di questo signore. Però io penso che, insomma, forse bisognerebbe iniziare a pensare a queste cose non negando il fatto che la malattia mentale esiste. Esiste, ma secondo lei perché si fa così fatica ad accettarlo? Che bella domanda. Perché. Sa, penso che in Italia ci sia anche una cultura che abbia molto deformato in questo senso la ricerca, perché purtroppo ormai è da tantissimi anni, ma tantissimi anni potrei dire da tanto tanto tempo, che si pensa che ognuno di noi da un momento all'altro chissà che cosa può combinare. Questo non è assolutamente vero, altrimenti dovremmo vivere con i cecchini sui tetti e i cecchini poi chi è che li sorveglia? Ecco, forse è il caso di accettare che c'è una parte minima di popolazione che è affetta da queste gravi patologie. Purtroppo il problema è un altro, è che anche se le cifre sono assolutamente minime rispetto per esempio a quelle degli incidenti stradali, questi sono fatti che ci sconvolgono, anche perché sono fatti che molto spesso incidono imprevedibilmente sul nostro quotidiano. E allora veramente molto, ecco, bisognerebbe, ecco, fare riferimento a questi psichiatri coraggiosi che insomma, non si tirano indietro nell'affermare che la malattia esiste e che forse la psichiatria è veramente quella branca della medicina dove la prevenzione dovrebbe essere la parola regina, e invece purtroppo non è così. Grazie, Prego, grazie. arrivederla, buongiorno. Arrivederci. Beh, mi ha fatto molto piacere che sia intervenuta questa psichiatra perché il problema, insomma, esiste, come abbiamo visto nella lettura prima dei giornali, cioè questa fatica di accettare la malattia mentale e la crudeltà, la
l'aspetto feroce, quasi incredibile e irrazionale che può esistere, che può esserci nella malattia mentale. E io mi rimetto ai giudizi di questa persona che sicuramente è più competente di me, però certo le cose che diceva fanno riflettere, dovrebbero fare riflettere prima di esprimere giudizi affrettati e perentori del tipo è impossibile che un uomo da solo e via così. Che cos'è la pazzia? Oh, domanda terribile, cominciamo subito con una terribile domanda. Non si è mai saputo, esattamente, una definizione esatta non c'è. Non c'è, anche se i psichiatri hanno tentato di codificarla in quella che si chiama la nosografia classica, che va dalla schizofrenia, psicosi manico-depressiva, che sarebbero le due più grosse, e l'altra, in seguito a un certo Esquirol, nel 1805 ha distinto le psicosi dalle nevrosi, e poi ci sono tutte le altre nevrosi, di cui le più evidenti sono l'isteria e la nevrosi ossessiva. Ma al di là di queste codificazioni, nella sua Al di là pratica, di che è stata una queste pratica di tanti anni. codificazioni, viviamo una situazione per la quale quotidianamente accade che fatti efferati, in situazioni di ferocia, di delitti, di omicidi, in cui si sviluppa una distruttività da parte delle persone, basta ricordare il caso Erba. Pare che la signora Cogne sia stata condannata, sembra, o perlomeno Anna il Maria Ministero Frangioni ha, sì, del delitto di Cogne. del delitto di Cogne, in cui in queste persone assolutamente normali, che hanno condotto 40-50 anni di vita in perfetto comportamento e coscienza, improvvisamente fanno queste cose, senza motivo. C'è tutta una dialettica, un discorso con la magistratura e la giurisprudenza, per cui un bandito che assalta una banca ha dei motivi. Qui non ci sono motivi. Oppure i motivi sono talmente futili, talmente fatui, e qui c'è tutta una storia, un dibattito culturale anche molto acceso. È pazzia o no? E anche con i magistrati c'è tutta la storia della perizia, capacità di intendere e di volere, e non sempre, eh? E i magistrati accettano che sia pazzia. Ora, e qui ci sono correnti psichiatriche diverse l'una dall'altra, una corrente che ha occupato anche quasi mezzo 40 anni, 50 anni, ed è di origine americana, col DSM, che ha abolito la nosografia classica di Pinelli, Schirol, Kraepelin, eccetera, eccetera, per parlare soltanto di disturbi, di crisi, eccetera, perché quello che interessa è il comportamento. Beh, per dire di me, a me questa cosa non mi va, senza citare i nomi di colleghi che la pensano nella stessa maniera, farei un discorso troppo lungo. Mi espongo io, non accettano questa cosa, per cui rimangono a considerare queste cose malattia mentale. Allora, il concetto della malattia mentale, l'immagine della malattia mentale, la realtà, non può essere più limitata alla coscienza e comportamento, perché coscienza e comportamento sono normalissimi, regolarissimi. Sono persone, l'avrà letto sui giornali, si legge, ma se persone per bene si comportano, certamente si vengono la mattina e ammazzano o il figlio o tutta la famiglia o i vicini di casa. Fanno cose senza motivo, non c'è un motivo, oppure il motivo è che il bambino piangeva e dava fastidio. Cioè, non esiste queste cose futili che e lì allora per parlare di e prendere questo termine, che poi al limite non è nemmeno psichiatrico, perché sarebbe psichiatrico, sarebbe schizofrenia, psicosi manico-depressiva, è un termine antico di linguaggio popolare, per cui la gente dice questo è pazzo, questo è il discorso. E bisogna osservare un'altra realtà dell'essere umano, che è la realtà detta appunto inconscia, che non va oltre la coscienza e il comportamento. Per cui però lì ci si scontra con una cultura millenaria,
per cui questo mondo, che poi occuperebbe, diciamo, un terzo della vita, o 8 ore al giorno, o 7 ore al giorno, che sono quelle del sonno, sarebbe una situazione naturale. Sarebbe una situazione che, in cui i termini sanità e malattia non vengono presi in considerazione. Perché sarebbe naturale che ci sia lì la bestialità, la pazzia, come dimensione normale e naturale del genere umano. Genere umano che 2600 anni fa ha trovato e codificato questa cosa, che l'unica salvezza sta nella ragione. E allora la ragione deve passare la vita a controllare questo mostro, il mondo che sta dentro ogni uomo. Non ci sono più malati e sani. No, tutti abbiamo, e la sentirà da tutte le parti, tutti possiamo una mattina alzarci e accoltellare la donna con cui abbiamo passato una bellissima notte. Lo dicono tutti. Io mi oppongo assolutamente a questo. È tutta una ricerca di una vita, forse irrazionale, in cui invece io dico che se esiste una realtà inconscia, non cosciente, di questa brutalità, distruttività, ai limiti anche, è per malattia. Ho portato il termine malattia non solo al comportamento e alla coscienza, e se vuoi al linguaggio articolato, ma addirittura questa realtà inconscia. Naturalmente, portandoci il discorso della malattia, ho portato il discorso che c'è una sanità. Ci sono alcuni che sono malati e sono un'infima minoranza. Non siamo tutti così. Quello è il caso della famiglia di Erba, che lucidamente, freddamente, decide di ammazzare tutta la famiglia vicina perché faceva un po' di rumore, teneva la radio alta. Sono una minoranza. Il 90, dico 90 per non dire 89, per non dire 91, non le so le statistiche, ma insomma la stragrande maggioranza è fondamentalmente sana. La società si regge non per i carabinieri, non per la polizia, si regge perché il 90% delle persone sono sane. Il problema è affrontare, però bisogna scontrarsi con una mentalità millenaria. Perché questo lo disse Platone, che dentro di noi c'è la bestia. Un discorso per il quale, con la ragione, credevano di aver superato questo dilemma della Sfinge, cos'è l'uomo? L'uomo è quello della ragione, però in fondo quello della ragione contiene la mentalità della mitologia, in cui c'è sempre l'uomo bestia, dalla sirena a centauro, c'è il satiro, eccetera, eccetera. È rimasto questa idea, per me molto strana, che in ogni uomo dentro c'è una bestia. Abbiamo una tigre, abbiamo una pantera, abbiamo una cosa dentro la pelle e dentro lo scheletro. Io ho mai capito perché. Allora, la tradizione...